Esercizio sul passo dell'elica. Un elettrone, meglio un fascio di elettroni, entra in un campo B0012 Tesla con 5 keV di energia cinetica inclinato di 30 gradi rispetto al campo B. Calcola il passo dell'elica. Queste sono le linee del campo B uniforme. La velocità di ingresso dell'elettrone forma l'angolo di 30 gradi con le linee del campo B. Questo disegno si riferisce all'elettrone in questo punto qua. Ora facciamo vedere che l'elica gira in questo modo. Guardiamo questa figura immaginando di osservarla da destra. Quindi vediamo le linee B venire verso di noi. Questo è il punto di vista con le linee B, questi cerchietti con i puntini che vengono verso di noi. L'elettrone in questo punto iniziale sta qua e la sua velocità è verso il basso, la componente perpendicolare alle linee del campo B. Infatti la velocità si scompone in una componente parallela, che poi calcoleremo come v coseno di alfa, e in una componente perpendicolare, che calcoleremo come v seno di alfa. Sappiamo che la componente parallela della velocità non cambia, perché l'elettrone, muovendosi parallelamente al campo B, non subisce forza magnetica. Invece la componente perpendicolare della velocità perpendicolare al campo B, cioè questa, è responsabile della curvatura della traiettoria. Dunque poniamo l'elettrone all'inizio in questo punto, che sarebbe questo. La componente perpendicolare di velocità verso il basso, applichiamo la seconda regola della mano sinistra, perché l'elettrone è una particella negativa, e troviamo che la forza magnetica va in questa direzione. Quindi la forza magnetica fa incurvare la traiettoria in questo modo. Qui la seconda regola della mano sinistra è riportata, applicata in questo punto qua. Infatti mettiamo il pollice della mano sinistra lungo la velocità perpendicolare, eccola, 1 il pollice, l'indice lungo il campo B induzione magnetica che viene verso di noi, e allora il medio della mano sinistra ci dà una forza, la forza magnetica verso il basso. Tutto questo discorso che abbiamo fatto finora è servito a fare il disegno nel modo corretto. E in modo particolare è servito a capire se l'elica viene descritta in senso antiorario oppure in senso orario. Se fosse stato un protone anziché un elettrone, l'elica sarebbe stata descritta in senso orario. Il passo dell'elica è la distanza fra questi due punti. La distanza d percorsa a velocità costante, la velocità costante è v parallela, in un tempo che è pari al periodo di rotazione. Infatti, il tempo che impiega l'elettrone a passare da questo punto a quest'altro è il tempo necessario per fare un giro completo su questa circonferenza. Calcoliamo quindi questo periodo con la formula che abbiamo già dimostrato. Qui abbiamo tutto, basta sostituire i numeri, la massa dell'elettrone, la sua carica e il campo B. Il periodo di rotazione è quasi 3 nanosecondi. Vediamo l'unità di misura, chilogrammi su coulomb. E poi Tesla al denominatore è newton diviso ampermetro. Al posto di newton scriviamo chilogrammi per metro diviso secondo quadrato, al posto di ampere scriviamo coulomb al secondo, si semplificano tutte le unità di misura tranne secondi. Per calcolare il passo dell'elica ora ci manca la velocità parallela. Per calcolarla ci serve la velocità, che non conosciamo, sappiamo solo l'energia cinetica che è di 5 keV. La velocità quindi la ricaviamo dall'energia cinetica o con la formula approssimativa se l'elettrone non è relativistico, con la formula esatta della relatività ristretta se l'elettrone è relativistico. Per vedere se l'elettrone non è relativistico oppure sì, dobbiamo confrontare l'energia cinetica, cioè 5 keV, con l'energia di riposo dell'elettrone che si calcola mc quadrato. La massa la sappiamo, la velocità della luce anche. E quindi troviamo l'energia di riposo dell'elettrone. Per confrontare l'energia cinetica e l'energia di riposo, dal momento che la prima è in elettronvolt e la seconda in joule, o le portiamo tutte e due in elettronvolt o tutte e due in joule. Una scorciatoia potrebbe essere quella di ricordarsi a memoria che l'energia di riposo di un elettrone è circa 511 keV, kilo elettronvolt. E quindi si vede subito che l'energia cinetica è circa 100 volte meno. 5 contro 511. E quindi già capiamo che l'elettrone è poco relativistico.
Oppure portiamo tutto in Joule, già abbiamo l'energia di riposo in Joule, portiamo anche l'energia cinetica in Joule. Basta sostituire a elettronvolt la carica dell'elettrone E, quindi 1,60 per 10 alle meno 19 coulomb, questo è E, e volt si lascia volt. Coulomb volt è Joule. Quindi l'elettronvolt vale 1,60 per 10 alle meno 19 Joule. Moltiplicando per 5 per 10 alla terza otteniamo l'energia cinetica dell'elettrone in Joule, 8 per 10 alla meno 16. Quindi facciamo il rapporto tra l'energia cinetica e l'energia di riposo, cioè 8 per 10 alla meno 16 diviso questo numero qua. E di nuovo vediamo che questo rapporto è circa un centesimo, come circa un centesimo era il rapporto che abbiamo visto prima, 5 keV diviso 511 keV, che è riportato qua. L'energia cinetica, essendo un centinaio di volte più piccola dell'energia di riposo, vuol dire che l'elettrone è poco relativistico. Quindi in pratica possiamo usare questa formula approssimativa, la formula dell'energia cinetica classica, per ricavare la velocità. Invece di sostituire l'energia cinetica e la massa, i valori, conviene usare un piccolo trucchetto, moltiplicare e dividere per c alla seconda, così da avere qua dentro questo rapporto che è stato appena calcolato e che fa 1 su 103. C alla seconda, che sta al numeratore, va fuori come C, velocità della luce. Quindi c'è da fare questo calcolo, 0,140, questo sarebbe beta. Espresso in percentuale vuol dire il 14% di C, della velocità della luce. Quindi il nostro elettrone va al 14% della velocità della luce. Infatti 0,14 per la velocità della luce fa 4,20 per 10 alla 7 metri al secondo. Questa è la velocità dell'elettrone. Se invece volevamo fare il calcolo rigoroso relativistico, dovevamo usare la formula energia cinetica uguale gamma meno 1 mc quadrato, da cui con la formula inversa ricaviamo prima gamma, che viene 1 più il rapporto che abbiamo calcolato prima, energia cinetica su energia di riposo, che fa 1 diviso 102. Qui ho scritto 1 su 103, ma dovevo scrivere 1 su 102. Comunque cambia poco. Questo è il valore di gamma, ma siccome gamma nella relatività vale 1 diviso radice quadrata di 1 meno beta quadrato, allora con la formula inversa si ricava beta, che lo calcoliamo, 1 meno 1 fratto, questo sarebbe gamma alla seconda sotto radice, e beta fa 0,139, cioè il 13,9%, che è un valore quasi identico al beta trovato prima con la formula classica. La velocità del nostro elettrone è quindi il 13,9% della velocità della luce, 4,17 per 10 alla 7 metri al secondo, valore molto simile a quello ricavato classicamente. Dovendo scegliere uno dei due, scelgo il secondo, perché è stato ricavato con la formula esatta della relatività, questo invece con la formula approssimativa della fisica classica. Dunque questa è la velocità dell'elettrone. Ricordiamo che la velocità dell'elettrone ci serviva per calcolare la velocità parallela, cioè nella direzione del campo B, che andava moltiplicata per il periodo di rotazione e quindi per trovare il passo dell'elica. Quindi con la velocità dell'elettrone, adesso con il coseno e con il seno, troviamo la velocità parallela, che è questa componente, e la velocità perpendicolare, che è quest'altra. Moltiplichiamo la velocità parallela per il periodo che abbiamo trovato prima, e troviamo che il passo dell'elica è di quasi 11 cm. L'esercizio è finito qui, abbiamo trovato il passo dell'elica, però calcoliamo anche il raggio di questa elica con la formula del raggio della circonferenza. Attenzione che dobbiamo metterci la velocità perpendicolare, perché è lei responsabile del raggio della circonferenza, cioè del moto circolare. Quindi sostituiamo i numeri e troviamo appena meno di un centimetro. Quindi si tratta di un'elica molto lunga e stretta. Un'elica quindi molto più allungata di questa disegnata qui, in quanto il passo dell'elica è una decina di volte più grande del raggio. Quindi questa elica è una cosa che fa più o meno così. Come ultima osservazione vediamo le unità di misura dell'ultimo calcolo effettuato, che è il raggio, e infatti viene metri. Infatti, chilogrammo su coulomb, metri al secondo, li ricopio. Al posto di Tesla scrivo newton diviso ampere metro. Al posto di newton, chilogrammo metro al secondo quadrato. Chilogrammo metro si semplificano, secondo secondo quadrato rimane questo secondo che va al numeratore, diviso questo coulomb,
al posto di ampere scrivo coulomb al secondo e ricopio questo metro. Si semplifica tutto e rimane metri.